collegato via Zoom da Los Angeles, Gaston Brugman. Ciao, ciao a tutti. Carissimo Gaston, ci hai fatto un grandissimo regalo qui in studio, oltre agli amici come Giovanni Tontodonati, Giancarlo Febbo, che ti metteva sempre voti bassi, per Paolo Marchetti, c'è anche Marco Sansovini. Sono contento della carriera che ha avuto, che sta avendo, e spero di ritrovarlo qui a Pescara prima o poi, dai. Poi è un giovanotto, ma non invecchia mai, è uguale. È ragazzino. È uguale. Mi devo lasciare la parola, Marco, grazie per le parole. È veramente stato un piacere conoscerti e giocare con te. È un esempio da professionista e un bomber di classe. Veramente mi ricordo benissimo di te. Io ti ringrazio, perché io sono contento invece di aver giocato con lui, che ha veramente dipinto calcio. 169 presenze come Marco Sansovini, e questo è il dato che vi accomuna con la maglia del Pescara: 20 gol. Quanti gol di differenza abbiamo con Marco? Ma mica tanti, Vabbè, tu 54. No, lui per essere un centrocampista l'ha fatti tanti. Fatti 20, poi molto belli. Io ne ho assemblati 4. Il primo che vedremo è quello di Latina, che insomma era 25 marzo 2014, mi ricordo ancora. Che gol, Lì andavo. Andavi, Il tocco sotto a un pescarese, Alessandro Iacobucci, Qui invece il gol con la Salernitana, l'anno di Zeman, Pescara 1, Salernitana 0. Tra poco vedremo anche il gol con il Novara. Ne ho preparati 4, ma tu hai fatto gol bellissimi, un po' come Marco Sansovini. Questo ancora il gol da un'altra angolazione contro la Salernitana in casa. Tra poco vedremo un altro gol straordinario con il Novara. Era dicembre 2017, in panchina Zdenek Zeman, guardate. Mamma mia, ragazzi. Chapeau. Bellissimo. Spettacolo. Non ricordo. Bello rivedere, no? Queste prodezze. Ogni tanto me li guardo un po' per ricordarmi. Oh, e questo invece è il primo gol in assoluto con la maglia del Pescara, era il 25-26 agosto 2013, 3-0 sulla Juve Stabia, prima giornata di Serie B, allenatore Pasquale Marino. Quella è stata una stagione fantastica per te, perché poi insomma Marino è stato bravo, no? A creare un centrocampo a 4, più Zuparic, Guerrizzo giocava al tuo fianco, tu avevi licenza di offendere, di muoverti, di fare quello che volevi. Sì. Fu una grande stagione quella per te. Poi purtroppo l'infortunio grave al ginocchio contro il Siena, era maggio se non vado errato, di quella stagione. Sì, diciamo che quell'anno è stata la pecca di quell'anno lì. Proprio un mese fa ho incontrato Zuparic, che lui sta giocando a Portland, e abbiamo giocato contro. Ci siamo fatti una foto insieme e abbiamo ricordato di quell'anno lì, proprio che lui faceva più il lavoro sporco e io ero quello che facevo il lavoro offensivo, quindi tutti e due abbiamo un bel ricordo di Pescara, della gente. Anche lui mi ha detto che gli piacerebbe tornare, quindi sarebbe bello un domani, no? Segui ancora il Pescara, Gas, sai che mercoledì ci sarà il ritorno dei quarti di finale, è tornato Zeman, insomma, è ritornato anche l'entusiasmo, soprattutto perché quasi 13.000 all'Adriatico nel match di andata. Sì, voglio trovare le partite, però sempre tratto di vedere, di informarmi, se no vedo subito i highlight dopo la partita per vedere. Sono molto legato sia alla squadra che alla città, quindi mi fa enorme piacere seguirmi. Poi tra l'altro lui ha fatto il playoff, mi ricordo l'anno, no? Eri reduce dall'infortunio, poi si è rientrato piano piano, gradualmente, proprio con Oddo che esordiva sulla panchina del Pescara dopo Marco Baroni. Pescara-Vicenza 1-0, gol di Memusciai, rigore procurato da qui presente Marco Sansovini, 15.000 spettatori. Sì, no, uno spettacolo. Lì è l'anno che ho conosciuto Marco. Esatto. L'anno lì sicuramente era la squadra per salire, secondo me non c'era dubbio di noi o Bologna. Noi siamo stati migliori, ma purtroppo quella regola del pareggio è bastata a loro, quindi un palo ci ha lasciato fuori. Per esempio con Zeman nel 2017-2018 il Boemo ti faceva giocare da mezzala, ma mezzala di qualità che
determinava negli ultimi 16 metri. Ricordo le polemiche in quella stagione. Ti piaceva quel ruolo, Gas? Sì, sì, sì. Sì, più che altro mi piaceva come giocare la squadra. Penso che la squadra in quel caso lì, a sinistra c'era Benali, c'era Mazzotta, quindi ci capiamo a memoria. Mi sono divertito tanto quell'anno lì. Sì, sì. Quindi diciamo così, per chiudere questo collegamento, ti piacerebbe tornare a giocare con questa maglia? Sì, sì, mi farebbe piacere, ovviamente mi farebbe piacere. C'è un contratto lungo qua, ma vediamo, se si rende utile alla fine carriera, ovviamente che sarà a disposizione. Naturalmente i saluti da parte della Romagnola, poi io ringrazio tantissimo tuo padre Andrés che ci ha permesso di fare questo collegamento, amico anche di Alessio. Tra l'altro Sansovini determina ancora in mezzo al campo, tra i vecchietti, però è sempre decisivo. Volevo fare una domanda io a Marco, come sta andando lì Romagnola? Guarda che c'ho peso lì, vinciamo sempre, siamo sono campioni, due volte che siamo campioni, quindi benissimo. Perfetto. Grazie Gas, sei stato gentilissimo. Grazie a voi, un piacere stare con voi. Ciao Gas. Un abbraccio a Gaston Bruno che ci ha fatto davvero un gran bel regalo. Che bravo ragazzo. Bravissimo ragazzo e che giocatore.